Mezz'ora iniziale fatale al Chieti per uscire sconfitta dal Giovanni Paolo II di Matelica in una gara che ha sancito la prima sconfitta stagionale per i ragazzi di mister Grandoni. Il Matelica contro il Chieti cerca il riscatto dopo la sconfitta di Savignano che è costata alla squadra di Battistini la mancata qualificazione al turno di Coppa Italia e si schiera in campo con la formazione tipo affidando il reparto avanzato a Tomassini con Leonetti, Bugaro e Barbetta a sostegno. Il Chieti arriva a Matelica forte degli 8 punti messi già in cassaforte con il morale altissimo grazie all'imbattibilità in campionato. Grandoni deve fare a meno dell'infortunato Cataldi, al suo posto Bacigalupo, in mezzo al campo unica novità Panecasio per Marzola. Pronti via e Matelica già avanti, bravo Leonetti a defilarsi sulla sinistra e ad aspettare il rimorchio di Tomassini che aziona il mirino e con un gran bolide trafigge il numero 1 nero-verde Camerlengo. Al quarto d'ora scontro di gioco tra Traini e De Santis, ad avere la peggio il capitano biancorosso che è costretto a rientrare in campo con una vistosa fasciatura alla testa. Il Matelica fa la partita con il Chieti in evidente difficoltà che non riesce ad imbastire trame di gioco pericolose per la difesa matelicense. Così al 18° il Matelica raddoppia dagli sviluppi di un calcio d'angolo e sfortunato il Chieti quando Venneri, nel tentativo di spazzare la palla della propria area di rigore, colpisce il compagno Camerlengo con il pallone che finisce la sua corsa in rete. Ci vuole mezz'ora per vedere la prima sortita offensiva del Chieti quando il bolide di Bacigalupo si spegne sulla traversa. 2 minuti dopo, ancora Chieti, azione dagli sviluppi di un corner e Traini, liberato da Venneri, a trovarsi a tu per tu con Urbeatis, ma quest'ultimo è bravo con l'aiuto del palo a sventare il pericolo. La ripresa inizia subito con 2 cambi per il Chieti, ad entrare sul terreno di gioco sono Bruschi per Vitiglio e Marzola per Bacigalupo. Appena 40 secondi il Matelica può chiudere l'incontro quando Leonetti al volo dall'interno dell'area di rigore strozza troppo il sinistro non inquadrando lo specchio della porta. Risponde il Chieti con una doppia occasione in 2 minuti. Al secondo direttamente da calcio d'angolo è entrato Bruschi a colpire la traversa, poi è Traini al terzo ad avere la palla per riaprire l'incontro, ma il suo colpo di testa è debole per impensierire Urbeatis. Ma all'ottavo piove sul bagnato in casa neroverde quando viene espulso Fantauzzi per doppia ammonizione. L'uomo in più spiana le vie alla ripartenza del Matelica, ma ancora da un errore di disimpegno Matelico va vicino alla terza rete, e che gol sarebbe stato se la rovesciata di Leonetti fosse finita in rete. Il gol del 3-0 se lo divora ancora il Matelica al 42esimo con Peroni che dopo la parata di Camerlengo a porta spalancata mette altissimo sopra la trasversale. Nel recupero c'è tempo ancora di vedere altri 2 gol del Matelica. Il primo porta la firma di Leonetti su calcio di rigore, il secondo su classica azione di contropiede e Peroni a trafiggere Camerlengo. Nel prossimo turno il Chieti se la vedrà con il Cattolica mentre il Matelica sarà di scena a Campobasso. Tutta la Matelica calcistica si aspettava una risposta da questa squadra dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia, dopo un avvio deludente, e invece oggi c'è stata questa risposta. Deludente forse perché gli altri sono partiti forti, perché non hanno perso. Noi abbiamo perso ovviamente sì, ovviamente per quello che pensiamo di poter fare non è stato un avvio brillantissimo, però il campionato è appena cominciato, c'era bisogno però di una risposta importante della squadra per continuare questo lavoro di amalgama, di costruzione, di rafforzamento anche in termini morali. Io penso che oggi sia stata una fortissima risposta da questo punto di vista, chi ha giocato, chi non ha giocato, chi è entrato, se sono messi tutti quanti a disposizione, e questa è la via da perseguire per continuare a fare, per cercare di fare meglio di come è stato fatto in passato. Le qualità dei nostri giocatori offensivi sono risapute, perché il direttore mi ha presi di altissimo livello e qualcuno anche oggi non ha giocato, e nonostante questo io credo abbiamo avuto delle buone possibilità dal punto di vista offensivo, ma soprattutto al di là dei gol, delle giocate che hanno fatto, mi piace sottolineare che lo spirito con cui hanno aiutato la squadra, quindi abbiamo difeso tante volte in 10 persone sotto il pallone, e questo è fondamentale. Ecco, se noi riusciremo a far questo sempre in tutte le partite, credo che possiamo far male tante squadre. Beh sì, diciamo che l'inizio non è stato dei migliori, ci siamo complicati la gara anche con il nostro infortunio sul secondo gol, poi dopo la squadra ha iniziato a fare una buona partita, a cavallo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo abbiamo avuto la possibilità entro 4 situazioni di poterla riaprire con le 2 traverse colpite, una da Bacigalupo, una da Bruschi, con la doppia occasione primo tempo e secondo di Traini davanti al portiere sul tiro laterale. Magari con i se con i ma magari andiamo 1-2, la partita potrebbe diventare una gara diversa. Poi l'espulsione, sono d'accordo con lei che un attimino
rallentato quella volontà nostra di poterla riaprire. Non so se è d'accordo con me, forse è mancato al Chieti quella compattezza vista nelle altre gare, soprattutto tra il centrocampo e l'attacco. Forse eravate un po' troppo distanti oggi, soprattutto nella prima mezz'ora. Ma io sì, anche questa potrebbe essere un'analisi corretta, però io ripeto, io ribadisco quello che ho detto un attimino fa, grande merito dei primi 20-25 minuti di nostra difficoltà, io la do anche ai nostri avversari, non mi nascondo dietro a un dito e non cerco assolutamente scusanti, noi potevamo fare assolutamente meglio.